Finisce la stagione, finisce con il sorriso per l'Aquila, playoff portati a casa. Che stagione è stata? Tra l'altro, prima in una squadra seniores, con ottimi risultati, oltretutto. Sì, siamo contenti di aver finito bene questo campionato, era quello che dovevamo fare. Anche se non abbiamo vinto il campionato, comunque credo che abbiamo disputato una stagione in crescita, quindi questo è l'importante, quindi abbiamo creato secondo me le basi per il futuro. Io sono contento di aver fatto la stagione che ho fatto, sono partito magari da non giocare, però comunque sono cresciuto e quindi siamo contenti di aver portato a casa la finale playoff. Stefano Recanati oppure Angelo vuoi fare una. Stefano, facciamo fare Stefano così acceleriamo Sei anche cresciuto molto, che a volte ci sono state delle sfavature, ma questo fa parte di un progetto e anche di un percorso di crescita. I tuoi compagni, il mister, la società ti ha sicuramente aiutato. Cosa vedi nel tuo futuro adesso? Ah, nel mio futuro comunque vedo ancora di crescere molto. Sicuramente i compagni, tutto lo staff e la società mi hanno aiutato a crescere, quindi secondo me questo è stato fondamentale per la mia stagione. Ti senti pronto per un salto di categoria o magari per cercare di continuare a crescere con l'acqua? Ah, quello si vedrà, comunque quello dipende molto dal giocatore, quindi da me. Se mi sento pronto lo faccio, se non mi sento pronto non lo faccio. C'è qualcun altro, Angelo? Al triplice fischio finale, cosa hai pensato, cosa avete detto con i compagni? No, siamo stati super contenti di aver vinto, perché comunque anche oggi è stata una partita molto combattuta e abbiamo vinto con un pareggio anche questa volta, e quindi c'è stata soddisfazione e soprattutto un po' di libertà, abbiamo liberato la tensione che avevamo. C'è qualcun Qual altro? è Alessandro. la caratteristica in cui sei cresciuto di più quest'anno? Anche tecnica, se vuoi, o mentale, insomma. Secondo me le qualità di un giocatore a volte sono quelle, cioè sono più bravi quelle mentali che tecniche, però sono cresciuto sia su quelle mentali che su quelle tecniche, quindi questo secondo me è l'importante. Tua parata più bella di oggi o della stagione? Secondo me la parata più bella della stagione comunque è stato passeggiare di Campobasso e comunque hanno portato i punti fondamentali. Oggi ho dato il mio contributo come l'hanno dato tutti, quindi questo è l'importante. Chiude Stefano Castellani, il messaggero. Insomma, abbiamo da vincere, visto tutte le critiche che ti piovevano addosso. Sì, certo, comunque all'inizio magari non ho iniziato nel miglior modo, però le critiche mi hanno solo aiutato a migliorare, quindi, e fa parte del calcio ricevere critiche.